pioggia di critiche e polemiche per il cantante mascherato. La decisione assurda di Milly Carlucci ha creato non poco malcontento nei telespettatori. Il pubblico si è riversato sui social network, criticando aspramente la scelta. Ecco cosa è successo. Si è conclusa, non senza critiche e polemiche, l'ultima puntata del programma televisivo Il cantante mascherato 2022. Il motivo? Milly Carlucci ha preferito rinviare lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano. Nonostante abbia dato il via alle votazioni social, la conduttrice ha poi preferito rimandare la sfida alla prossima settimana, per mancanza di tempo, lasciando così giurati e pubblico a bocca asciutta. Una scelta che non è proprio andata giù ai tanti telespettatori. Molti si sono lamentati sui social network, sentendosi ingannati dalla situazione. Alcuni hanno precisato che nel corso della serata si è perso tempo con altro, allontanandosi dall'obiettivo del format. Obiettivi che ricordiamo, è quello di smascherare i vari partecipanti allo show. La Carlucci ha infatti dato ampio spazio ad un confronto tra Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio, per capire chi dei due si nasconde sotto la maschera di Sole Luna. Al termine della serata, poi, ha preferito far cantare Arisa, anziché i due concorrenti meno votati. Non ci credo che sono stata davanti alla TV fino ad ora per niente, ha scritto un utente su Twitter. Seguita da decine e decine di lamentele che hanno invaso anche Facebook e Instagram. In realtà la terza puntata del cantante mascherato si è aperta già con critiche e polemiche. Tutto è accaduto dopo lo spareggio tra Pinguino e Drago. A vincere è stato il primo, ma in precedenza aveva già espresso a Milly Carlucci la sua voglia di abbandonare il programma. Edoardo Vianello era piuttosto stanco di indossare un costume così pesante e ha preferito lasciare lo show. Nonostante questa decisione, Milly non ha annullato la sfida tra le due maschere. E ha addirittura annunciato che il Pinguino tornerà con una nuova identità. Una scelta che non è piaciuta molto al pubblico. Diversi hanno parlato di pongo regolamento, con regole adattate alle esigenze del momento, di concorrente in concorrente. Con Pinguino, Edoardo Vianello, salgono a 4 gli eliminati della terza edizione del Cantante Mascherato 2022. Fuori dai giochi pure Gallina, Fiordaliso, Aquila, Alba Parietti, Cavalluccio Marino, Cristina D'Avena. Che ne pensate? Ha sbagliato Milly Carlucci a rimandare la sfida finale tra Drago e Pastore Maremmano? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.